Ciao, sono Maggio, quello che andremo a vedere insieme è Ship of Fools, il proviamo di un gioco molto carino, un piratesco roguelike, quindi si muore, si ritorna, mappe generate casualmente ogni volta, ci si potenzia, ma soprattutto la grafica è molto stilizzata, 2D, disegnata a mano, cartunosa, c'è la possibilità del co-op, insomma c'è un monte di roba, andiamocela a vedere ed è anche in italiano, quindi vediamo i primi minuti per capire se vale o meno la spesa. E andiamo a provare il nostro Ship of Fools, ovvero la barca dei folli fondamentalmente. E abbiamo la possibilità di scegliere il nostro personaggio. Può essere Todd, il possente remo, è un'estensione del corpo. Un cimelio, che è l'umile cappuccio, ottiene un combo di attacchi con remo più lungo e veloce. Oppure abbiamo Hink, riesce a colpire il guscio di un paguroide anche a occhi chiusi. Il cimelio cicatrice della gloria passata. Colpi critici infliggono danni e effetti ad aria. Perché no? È bell'uomo. Come avete visto nella schermata precedente, può essere giocato in due, quindi è co-op, il grande faro, dove ci troviamo in questo momento, il nostro Hink. Vieni qua, ti prendo a remate. E poi chiappo anche il granchio e che me ne faccio? Lo mangio? Raccogli. Ehi, ho un granchio, non ho paura a usarlo, eh. Beh, forse dovrei averne. Cannone, assalto livello 1, cannone marino affidabile e versatile, costa 2. Bene. Chiarisci un favore. Era la più grande armeria dell'arcipelago. Vabbè, ci stai ammorbando con i dialoghi. Noi vogliamo vedere intanto il gameplay, perché sono i primi minuti. Dobbiamo capire se ci piace a livello di gameplay. Poi ce lo compriamo e ce lo giochiamo. Cara la mia lei. No, niente. Non riesco a prendere i gabbiani. Gabbiani a me. Ah, possiamo switchare il personaggio. Ok, no, non lo vogliamo switchare. E noi lo possiamo portare a casa? Scusi, me lo dà? Non me lo dà. Peccato, peccato, peccato. Allora, noi salpiamo. Prendi munizioni. E le riempiamo. Non abbiamo altri cannoni, se non quella, buttiamoli in acqua così, tanto per, alla cazzo, così ci sta. Abbiamo buttato munizioni che ci servivano in mare, ma va bene, è un'avventura, alla fine ci sta. E adesso? E adesso le acque dimenticate. Questa è la nostra nave, al momento non è un granché onestamente, ma... Vedete? Questo consente di illuminare il percorso, questo consente di riempire di botte il percorso, vedete? Ok. Non si riempiono da sé, quindi dobbiamo gestirli. Noi possiamo spostare, se ci piacesse di più qua, piuttosto che qua. Ma adesso continuiamo ad andare. È un roguelike! Quindi, che si fa nel roguelike? A parte morire e ritornare, ci si sceglie una mappa che è randomica. Andiamo di qua. Carichiamo di munizioni il tutto. Questo è il cannone automatico, questo è il cannone che invece utilizziamo noi. E quindi dobbiamo sparare e prendere a remate tutto ciò che cerca di entrare sulla nostra nave. Rifocillare i nostri cannoni, un po' come se fosse Sea of Thieves. Dai, mettiamolo così. Questa era una parte di mappa semplice. Adesso andiamo qui. Non so cosa vogliono dire i simboli, ma ci andiamo. Voglio i dadi. Torniamo al nostro... Ehi là. E te chi sei? Vieni qua. Finito gli arpioni? Non spari più? Te singhiozzo? Vieni qua che tiremo contro. Allora raccogliamolo e mettiamolo di qua. Così spara. Spero. Perché non spara più questo coso? Oh, ecco, ora spara quello che deve sparare, che è questo. Ma no, no, vieni qua che ti sorbo di bombe, che è una meraviglia. Ok, è morto anche quel coso lì. Mettiamolo di qua. Ci arrivo a tirargli, sì che ci arrivo. Vieni qua che ti... Che sta succedendo? Ci sono delle falle. Oh no? Diamo una mano, diamo una mano. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. E rifocilliamo. Morto? Madonna, sei duro a morire, eh. Sei uno scassaminchia proprio, eh. Devi morire. Ok. Vieni qua. Ba 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 bam ba ba bam ba ba bam. Vieni, spostati di qua. Oh no! La mia nave sta affondando! La tempesta ti riporta a riva. Però ho capito come funziona. Ho capito che non era il caso di affrontare quella bestia ora. Quindi il mare mosso non è il nostro per ora. E torniamo al grande faro. Torniamo al nostro angolo di paradiso.
meraviglioso che è questo qua. Qui abbiamo la possibilità di migliorare la nostra nave, ma ci serve degli squid che non abbiamo, quindi niente, ciccia e tiri ciccia, facciamo senza. Qui si salpa, si muore, direi che si salpa, così nel dubbio si salpa. Carichiamo i nostri cannoni, o canniamo i nostri carichi, una delle due, ma meglio caricare i cannoni. E ci riproviamo, più agguerriti di prima, la mappa sarà diversa, ma noi ce la faremo. Avrei bisogno di qualche cannone in più, che schifo non mi farebbe, però va bene. Voglio il bottino, andiamo verso il bottino, difendiamo il tutto verso il bottino. Abbiamo 5 arpioni. Che mira, Majo? Sei mira volante. No, metti giù, fai poco il ganzo. Come faccio a raccattare quello? Lo voglio, lo nido, lo voglio! Portamelo qua! Tomà! So come lo si prende! Che peccato! Andiamo al bottino, che in realtà sarà negozio, quasi sicuramente sarà, e non abbiamo soldi. Abbiamo 25, non credo neanche ci diano il permesso di attraccare con 25 fra un po'. Intanto spacchiamo tutto a mezza tradizione, perché si trovano i soldi più delle volte, quindi questo ce l'hanno insegnato i vari giochi negli anni. Vedi? Ah! Lo sapevo io. E bisogna disintegrare le cose intorno ai venditori, perché non si sa mai. Anzi, si sa che quasi sempre. Allora, puntatore laser 240. Direi che siamo anni luce lontani da tutto. Una cosa che posso prendere è la scatola degli arpioni, ma anche no. Lo scudo l'avete visto in acqua, era comodo da mettere sulla nave, tipo qua, piuttosto che qua, ma non abbiamo modo di... Lo possiamo posizionare qua? No, possiamo posizionare solo qua. Va bene, ce ne faremo una ragione. Andare verso il mare incazzato e morire di nuovo. Dove arrivano i nemici? Da dove arrivano? Cos'è quello? E che di folli? Che è successo? Rotola. Perché? Perché devo rotolare? Why? Potresti non distruggermi la nave, per favore? Eh? Sembra carino da fare così, io non lo so. Vieni qua e muori come dovresti fare normalmente. L'arpione serve per prendere gli oggetti, ovviamente. Quindi quando c'era lo scudo in acqua, l'arpione serviva probabilmente a quello. Non mi fare sti versi. Sii più proattivo. Quel verso voleva dire in realtà che aveva finito di mazzolare gli ultimi nemici. Ok, andiamo ancora avanti, fino ad arrivare a quelle acque incazzatissime di qui sopra. Ok. O no, dobbiamo ritornare a noi e al nostro metodo di uccisione dei mostri grossi. Allora, tanto cerchiamo di devastare il devastabile. Vieni qua. Vai, te sparagli. Vieni qua. Non è facile, coordinarsi da solo poi. In coop deve essere molto, ripeto, molto divertente da giocare insieme a un cristiano. Ma che no, perché è un musulmano, un ebreo, insomma, o un ortodosso, a quello che capita, un testimone di Geova, a chi volete voi. A un essere vivente, direi, senziente, che abbia l'eloquio come particolarità per potervi aiutare. Andiamo verso il mare incazzato, e sarà un mini boss? No, è semplicemente un passaggio. Andiamo verso gli squid, perché ci servono per migliorare, quindi... Perché no? Ok. Oh no, mi ha addormentato. Dov'è il cannone? Uccidete. Qui è difficile, Qui è molto complesso in questo momento. Io non lo prendo? Che ingiusto è sto gioco. Dai. Dovreste morire. Se foste un minimo dei gentiluomini, dovreste trovare il modo di andare a morire.
ammazzati, ovviamente. Ho tirato più colpi a vuoto ora che in tutta la mia esistenza in tutti i giochi messi insieme. Dei soldi. Abbiamo modo di arpionarli? Sì! Allora, chi sei? Chi sei? Cosa abbiamo trovato? Uno squid. Ok. Ricarichiamo le nostre munizioni. E andiamo. Verso il punto interrogativo. Ma cosa c'è di più emozionante in un'avventura se non un punto interrogativo? Eventualmente un punto G, ma dipende dal gioco. Interrogativo ci porterà verso... quanto spaccare delle casse, perché fa buono. D20, aumenta la probabilità di colpo critico del 5%, certo. Non abbiamo però niente di soldi da cagarli. Abbiamo 75, è un po' triste. Possiamo riparare un buco, ma niente di che. Siamo veramente poveri in canna. E ci avviciniamo sempre più verso il boss che ci ammazza alla fine. Eccolo! Non so cosa sia quel simbolo, però andiamo verso l'arpione, va? Non posiziono niente. E allora mettimi tutto il mondo contro. Dillo che mi odi, me lo dici, e dici guarda ti odio, uno lo sa, si regola di conseguenza. Prendo anche a botte così, non ho problemi di sorta. No, ma è morta la nave? Oh no, la tempesta di riporto arriva e questo video si interrompe qui. Avete capito? Se vi piace, bene, mi fa piacere. Serviva a quello. Adesso ci vediamo nel prossimo video. Ciao!